Buongiorno amici di CiolluloRaiMagazine.it, io sono Stefano Cavallaro, sono qui nella sede di MyPR a Milano, l'agenzia di comunicazione di Asus Italia. La persona che vedete di fronte a voi è Fulvio Fiorentino, PR Specialist di Asus. Ciao Fulvio. Ciao a tutti. Siamo qui per, come potete vedere, per la presentazione di Zenfox Max Pro M2 che adesso Fulvio ci racconta. Ecco Fulvio, ce l'hai in mano, giusto? Eccolo qui. È il nuovo arrivato della famiglia Max di Asus Zenfone. È un telefono che si contraddistingue innanzitutto per l'ampia capacità della batteria e quindi un'ampia autonomia. Come tutti quelli della serie Max, giusto? Come tutti quelli della famiglia Max, esatto. Adesso andiamo a vedere più nel dettaglio questo device qui in particolare, cosa di importante. Partiamo dal display. È un display Full HD Plus da 6.3 pollici con all screen con amato diato notch. È un display con tecnologia Gorilla Glass 6, quindi l'ultimissima tecnologia Gorilla. Che è due volte più resistente rispetto alla generazione precedente. Sì, giusto? Massima resistenza alle cadute e ai graffi, quindi non c'è il rischio di rompere lo schermo nell'utilizzo quotidiano, insomma, per intenderci. Sempre nella parte anteriore abbiamo una fotocamera da 13 megapixel e un flash LED soft light, quindi selfie perfetti a massima qualità, alta risoluzione anche di sera. Grazie al flash anteriore è possibile scattare selfie luminosi e chiari anche la sera in condizioni di scarsa luminosità. Certo, che tra l'altro non è un dettaglio scontato perché non sono molti i telefoni con LED flash oggi sul mercato. Ad oggi sono pochissimi, questo è uno di questi ed è una richiesta che è arrivata direttamente dal nostro consumatore che ci chiedeva appunto la possibilità di scattare dei selfie perfetti anche la sera. Certo. Passando al posteriore, abbiamo a livello di design molto ricercato, una novità nella famiglia Max, nel senso che di solito il design era sempre in secondo piano, invece in questa generazione l'abbiamo messo al centro, diciamo, dell'esperienza. Finitura Wave cosa vuol dire? Il telefono è disponibile in due colorazioni, tra cui Meteor Silver e Cosmic Blue. La novità è che grazie a questo effetto di luce d'ombra è possibile avere un colore diverso, un risvolto diverso di colore in base all'ambiente circostante. Certo, assume sfumature in base all'inclinazione con cui lo si guarda, i raggi della luce come lo colpiscono. Poi cosa vediamo dietro? Vediamo se innanzitutto sensore di impronte digitali, per la sicurezza. So che però ci sono anche altri sistemi come la face detection, giusto? Esatto, non c'è soltanto la possibilità di sbloccare il telefono con il fingerprint, tra parentesi sensore fingerprint che riconosce anche l'impronta del proprio proprietario anche se sporca o umida, quindi anche in condizioni particolari, ma anche la possibilità di sbloccare il telefono con lo face unlock, quindi riconoscimento del volto per uno sblocco rapidissimo del telefono. Certo. E in più abbiamo una doppia fotocamera posteriore, la principale da 12 megapixel con la possibilità di registrare video in 4K Full HD Plus, quindi la massima risoluzione, e stabilizzatore elettronico delle immagini, quindi per evitare tremolii e immagini sfocate. E seconda fotocamera invece effetto bokeh. Quindi l'effetto bokeh che cos'è? L'effetto ritratto che permette di mettere a fuoco il soggetto e di sfocare tutto quello che c'è intorno al soggetto, quindi lo sfondo. E anche in questo caso si tratta di una richiesta forte dei nostri utenti, un tipo di fotografia che è di scatto che è sempre più ricercata dal consumatore medio, ed è il motivo per cui abbiamo deciso di prevedere questo tipo di fotocamera su questo dispositivo. Certo, poi grazie al processore che ricordiamolo è l'Octa-Core 660 Snapdragon con Adreno 512, fino a 4 volte più veloce del Max Pro M1, quindi quello presentato l'anno scorso. Grazie a questo nuovo processore di Qualcomm abbiamo anche l'intelligenza artificiale, giusto? Con il riconoscimento fino a 13 scene diverse. Esatto, corretto. La fotocamera principale riconosce fino a 13 diversi scenari, c'è gente, cibo, cane, gatto, insomma quelli più comuni, e in maniera automatica ottimizza le impostazioni della fotocamera per ottenere lo scatto perfetto. Non solo perché la fotocamera e il telefono imparano a conoscere il proprio proprietario, i gusti del proprio proprietario, e quindi nel tempo l'intelligenza artificiale scatta fotografie che sono quanto più vicine e simili a quello che il nostro utente cerca. Certo, abbiamo detto del processore, non abbiamo detto che ci sono 6 GB di RAM, poi 64 GB di storage. In più cosa c'è? In più, allora, a livello di storage è possibile in realtà ampliare lo storage del telefono fino a 2 TB grazie allo slot microSD. A livello di processore, dicevamo prima, intelligenza artificiale, ma non soltanto, massima efficienza energetica. Infatti il processore di Qualcomm è ottimizzato per consumare il meno possibile la batteria,
Batteria che vorrei ricordare è un punto focale per questo telefono, una batteria da ben 5000 mAh, quindi una batteria ampissima che permette un utilizzo non stop fino a 48 ore, quindi 2 giorni di utilizzo senza problemi. La possibilità, raccontavo prima, di vedere fino a 16 ore di film su Netflix o serie TV su Netflix, quindi di fatto 2 stagioni del Trono di Spade senza dover ricaricare il telefono. Vediamolo intanto che guardiamo questo bel display da 6,3 pollici che per il multimedia è perfetto. Esatto, e tra l'altro 450 nit, un contrasto di 1500 a 1, su un pannello IPS, giusto? IPS, esatto, corretto. Quindi lo potrete vedere, godervi il multimedia, l'entertainment un po' ovunque, non solo a casa ma anche all'esterno. E per quello che riguarda l'esperienza multimediale, non parliamo solo di video ma anche di audio, perché una delle particolarità di questo telefono è quello di avere un audio molto evoluto. Ce lo racconti? Esatto, Zenfone Max Pro Me 2 presenta un sistema di altoparlante a 5 magneti innovativo e in più tecnologia NXP. La tecnologia NXP permette di avere il cosiddetto smart amplifier, quindi in grado di ottimizzare l'audio della fotocamera in base l'audio del telefono in base all'utilizzo che se ne sta facendo. Quindi vuol dire avere un'esperienza ancora più immersiva. Dicevo prima, raccontavo, è possibile vedere 2 stagioni del Trono di Spade. Con questo display all screen e l'audio massima potenza è possibile essere protagonisti della serie TV e lottare insieme a Jon Snow all'interno del Trono di Spade, insomma, quindi davvero massimo coinvolgimento per tutti gli utenti. Quando abbiamo parlato dell'espansione di memoria, tu hai citato la possibilità di installare una micro SD da 2 terabyte, diciamo che c'è un triplo slot. Sì, quindi non si sacrifica lo slot SIM. Esatto, perché è un dual SIM. È possibile installare quindi 2 SIM, 2 numeri di telefono diversi, entrambi con tecnologia dual SIM, 2 standby 4G volte, quindi diciamo, e in più alla doppia SIM è possibile appunto inserire la micro SD senza sacrificare nessuno slot. Mi pare che sull'hardware abbiamo detto tutto, parliamo un po' di questo sistema operativo. Certo, una novità importante della generazione precedente di Zenfone Max è il sistema operativo. Optiamo per la famiglia Max su un'esperienza pure experience di Android, quindi Android stock preinstallato, disponibile al momento dell'acquisto in versione Oreo, ma nelle prossime settimane verrà rilasciato l'aggiornamento a Pie, così da avere l'ultima versione disponibile sul mercato di Android. Abbiamo detto che il lancio sarà il 23 di gennaio, avremo sui vostri canali, quindi sul sito web, poi Asus eShop, gli Asus Gold Store, che sono 22 rivenditori affiliati a Asus distribuiti più o meno in tutta Italia, e in anteprima retail su Unieuro, quindi Unieuro sia store fisici che online avrà in anteprima lo Zenfone Max Pro M2 sul proprio scaffale. Il prezzo l'abbiamo detto? No, il prezzo no, 299,99 euro, quindi un prezzo assolutamente competitivo per l'elevato grado di tecnologia e di innovazione presente in questo telefono, che siamo certi potrà conquistare tutti i nostri Zenfan. Va bene, io direi che per Asus Zenfone Max Pro M2, questo nome Asus ci ha promesso che i nomi dei prossimi telefoni saranno un po' più semplici, e direi che è tutto. Grazie a Fulvio Fiorentino, PR Specialist di Asus Italia. Grazie a voi. E noi ci vediamo al prossimo video.